Abbiamo appena sentito una relazione presentata dai sindacalisti spagnoli sul tema proprio delle condizioni di lavoro di chi lavora in orchestra e abbiamo anche sentito delle pratiche positive implementate per esempio in Germania e in Francia di relazione tra i manager e le orchestre. Tu cosa ti ha colpito della relazione che hanno presentato e come la paragoni all'Italia, alla situazione italiana? La relazione era, voglio dire, il frutto credo di 3 anni di ricerca, per cui è molto approfondita, è molto interessante anche dal punto di vista proprio tecnico, insomma. Parte della problematica è conosciuta, nel senso che almeno per quanto riguarda l'esposizione al rumore, c'è una direttiva europea che risale al 2003, poi in effetti in Italia è stata implementata dal governo italiano nel 2010, che fissa i limiti dell'esposizione massima giornaliera al rumore. Ora quello che manca e che stiamo cercando di introdurre nel rinnovo del contratto nazionale che in questi giorni è in corso a Roma è proprio l'implementazione nel contratto nazionale di alcuni aspetti di questa direttiva. L'argomento è parecchio delicato, è chiaro, si fa un lavoro nel quale non è che si può pensare di ridurre il livello di un fortissimo di una sinfonia, per esempio, sarebbe un po' più senso, però ci sono tantissimi accorgimenti che si potrebbero avere all'interno delle orchestre, di tutti i posti dove si suona, che sarebbero anche economicamente non troppo costosi, insomma, sostenibili, diciamo, e che avrebbero un impatto positivo sulla salute di fare questo lavoro, non solo per chi è esposto attivamente alla musica, ma anche per chi è esposto passivamente, tutte le persone che lavorano intorno, ai lavoratori anche dei palcoscenici, no? Tutti quelli che allestiscono, chi lavora nelle discoteche, insomma, ci sono tanti aspetti. Cosa pensa di questa modalità operativa chiamata social dialogue? In Italia è una cosa che esiste da tanto tempo, fortunatamente, cioè il dialogo sociale, tutto quello che è discussione fra le parti esiste per noi fortunatamente da tempo, anche se ultimamente ha avuto battute d'arresto per scelte politiche portate avanti dalle controparti. Però insomma, una cosa molto importante a livello europeo c'è tutta una fetta della nuova Europa, quella dell'Est, che non ha questo tipo di rapporto sociale fra le parti, nei quali i contratti di lavoro sono a luogo di lavoro, in certi casi addirittura contratti individuali tra il governo e il lavoratore. Ovviamente questo toglie molta forza ai lavoratori, laddove esistono i contratti collettivi si ottiene molto di più, laddove invece esistono i contratti individuali.